Buongiorno, buongiorno Otoliner, buongiorno. eccoci qua appena giusto il tempo di finire la lunga intervista molto interessante con Francesco Toscano che ringraziamo di nuovo. Ricordiamo stasera live alle 18:30 con Michele Santoro eh, fa parte, diciamo, delle nostre prime interviste a dei leader politici in vista delle elezioni europee. Abbiamo voluto cominciare da Toscano e da Santoro non da tanto, anche se ovviamente c'è diciamo, qualche affinità in più ovviamente, rispetto, chiaramente, rispetto diciamo, al partito unico degli affari e della guerra, mm, eh, però diciamo, non è stata tanto quello il criterio, il criterio è stato su, in particolar modo il fatto che sono le due forze che sono state costrette ah, proprio per cambiamenti ad hoc. Eh, delle regole eh, parlamentari a raccogliere le firme che è un'impresa titanica eh, io ora esattamente non so e non, non, quel che so non lo voglio dire nel senso di che possibilità abbiano eh, entrambe di raggiungere eh, questo quest obiettivo molto molto importante molto molto difficile perché si parla di 70.000 firme, più appunto uh, no, 75.000 firme, poi che devono essere in tutte le circoscrizioni, quindi insomma un impegno nazionale, ci cioè vuole una rete, insomma. Che, che ovviamente una forza nuova fa fatica a mettere in piedi, um, in realtà sono più di 75.000 perché poi ci sono un sacco di errori, insomma, ci vuole un margine di errore abbastanza consistente. Quindi sono almeno 85-90.000, insomma, per non dire 100.000. Sono veramente tante, sono veramente tante. E quindi io al di là, diciamo, delle posizioni di ognuno. Eh, io invito a firmare per una no, purtroppo non si può firmare per entrambi, eh, invito a firmare per una di queste due eh, liste semplicemente perché è appunto un'opera un appunto che fa parte, no, eh, del grande della grande svolta autoritaria antidemocratica, diciamo, eh, dell'Europa che proprio non, non può è talmente fragile, è talmente debole che non può tollerare proprio, diciamo, eh, l'emergere di voci differenti a prescindere, insomma, da cosa pensiamo poi nel merito. Di quelle voci differenti nell'intervista. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi. Su alcuni, uh, insomma, siamo più allineati, su altri, siamo molto, molto lontani. Ma insomma, uh, è stata un'ottima occasione e spero e sicuramente lo sarà anche quella di stasera uh, con Michele Santoro. Auguriamo a entrambi, diciamo, uh, il meglio. E invece, uh, siccome anche oggi sono da solo. Uh, in questa rassegna stramba perché eh, granata aveva un impegno insomma in questo momento sta viaggiando in treno eh, e mh, mi concentrerei esclusivamente su una cosa ecco, ovviamente diciamo oggi le notizie principali sono due una è eh, continua diciamo la eh, appunto il discorso eh, la reazione dell'occidente a difesa di israele eh, a difesa, diciamo, de, 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 del genocidio di Israele contro la popolazione palestinese che, appunto, si nutre. Eh, appunto della rimissione di eh, sanzioni unilaterali eh, secondarie da parte degli Stati Uniti che è diciamo, lo strumento per eccellenza no, dell'imperialismo statunitense per cui appunto tutti i vassalli ma anche quelli che non sono vassalli ma che sono costretti diciamo come ad esempio la Cina in qualche modo no, a, a, a passare dalle istituzioni finanziarie statunitense insomma eh, si trovano costretti in qualche modo a ridurre al minimo e creare strutture alternative, insomma i BRICS servono proprio a questo, per commerciare con i paesi sotto sanzione, è il motivo, la grande battaglia principale diciamo, eh, per eh, emanciparsi dal dominio del dollaro nell'immediato è proprio quella, no? creare strutture finanziarie che permettano di ehm, svicolare, no? evitare eh, le sanzioni secondarie statunitensi che sono uno strumento i fondamentale, diciamo, uh, del dominio dittatoriale degli Stati Uniti sul resto del pianeta. No? E quindi c'è questa partita qua, ovviamente ri riviene sempre in ballo come i 300 miliardi congelati alla Russia come i soldi congelati all'Afghanistan come i soldi congelati al Venezuela come soldi diciamo, eh, i soldi congelati all'Iran quindi diciamo i soldi congelati all'Iran come le sanzioni che appunto vengono ri, eh, reintrodotte sull'Iran quindi c'è questa e l'altra partita ovviamente è quella del tipo di risposta che Israele sta um, architettando diciamo contro l'Iran eh, che prendano tempo insomma eh, eccetera è già in qualche modo una una piccola vittoria, ecco poi cosa succederà nei prossimi giorni è tutto da verificare, però sicuramente segnala del fatto che l'impunità e la possibilità di Israele di fare il cazzo che gli pare è finita. Quindi diciamo una sconfitta già strategica, un cambio diciamo strategico nell'aria c'è già, gli Stati Uniti non possono più fare, Israele non può più fare cosa cazzo gli pare e quindi essendo Israele una diciamo propagine no, eh, imperiale dell'imperialismo USA, e è un cambio evidente, un segnale proprio, un dato oggettivo sul cambio dei rapporti di forza eh, in tutta l'area dopo appunto la grandissima sconfitta strategica eh, in Siria che è diciamo, stato un game changer in tutta l'area, eccetera. E quindi appunto oggi, eh, ad esempio, il eh, Fatto Quotidiano riporta a Netanyahu attacco limitato. Iran risposta in pochi secondi, quindi appunto l'opzione, diciamo c'è una certa dialettica all'interno eh, di Israele, all'interno del gabinetto di, di Israele, gabinetto di guerra di Israele e ricordiamo appunto che c'è anche questa componente che ricordavamo ieri, insomma che c'è un potere politico ricattatorio di una parte eh, di paese che assolutamente non fa calcoli razionali in qualche modo e è proprio, sono degli invasati, dei matti dei criminali matti neonazisti che, in qualche modo, eh, da un certo punto di vista, potremmo anche sostenerli, nel senso quelli no, fare per accelerare il declino, ecco, in qualche modo, no, sono quella, quella opzione lì, eh, perché appunto no, 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 non sono in grado eh, di fare calcoli oltre, diciamo. A, al millenarismo folle tra l'altro l'hanno la denuncia, denunciato anche alcuni eh, funzionari statunitensi proprio che c'è questa componente qua che insomma hai anche a che fare con gente che proprio non capisce il, la strategia in termini di calcolo razionale ma appunto eh, addirittura uno ieri c'era una dichiarazione non mi ricordo di chi dice eh, c'è una parte di loro che vogliono aumentare il livello del conflitto perché accelererebbe l'arrivo del messia no? quindi Diciamo um, quello che di solito si attribuisce alla leadership degli, dei, dei movimenti islamisti, eccetera, eh, che in realtà sono più razionali di quel che sembra. Eh, sia l'ISIS che è razionale, nel senso che supporta uno strumento dell'imperialismo, un puppet dell'imperialismo statunitense israeliano, sia invece diciamo le forze appunto nazionaliste, eccetera, che è, comunque hanno una, una, una strategia razionale, ecco, poi hanno una retorica che è tutta. Eh, ovviamente eh, millenarista e, e irrazionale ma hanno una strategia razionale invece qui parliamo proprio di un pezzo importante dell'occidente libero e democratico che è proprio medioevo puro eh, ma forse nel medioevo insomma va, va, andrebbe poi anche un po' distinto c'era anche di meglio ecco rispetto a questa merda qua ma questa è proprio follia suicida e autodistruttiva che appunto da un certo punto di vista uno potrebbe anche dire Vengano, insomma, accelerano la fine dell'impero. Eh, il problema è che nel farlo, insomma, eh, commettono eh, crimini atroci. Ma appunto, a parte questa cosa qua, la cosa che invece su cui mi volevo concentrare, è appunto, andare un po' più nel dettaglio e leggere due articoli è. Questa, diciamo, la mossa disperata del mainstream, mainstream progressista, liberale eh, di giocarsi la carta draghi, no? E quindi, diciamo, in una fase di eh, guerra commerciale e eh, economica che gli Stati Uniti hanno ingaggiato contro tutto il resto del mondo e che ha come prima vittima l'Europa puntare tutto su un agente degli Stati Uniti, cioè Draghi è proprio un funzionario. Del capitale dei del monopoli capitali dei monopoli finanziari privati Statunitensi, già funzionario di Goldman Sachs e comunque proprio legato a doppio filo eh, le posizioni politiche estere, insomma, ridicole. Le abbiamo, eh, abbiamo potuto eh, vederli tutti. No? cosa scegliete la pace o il condizionatore, insomma, anche proprio eh, quando ha dovuto fare, insomma, quando ha dovuto superare un pochino la fase, no? come Mario Monti della, ehm, della santificazione collettiva di San Mario Pio da Goldman Sachs e si è dovuto confrontare un po' più sul terreno. Nella dialettica politica si è dimostrato un disastro perché poi questi sono proprio disastrosi perché sono proprio nel senso: è come mandare no, a fare il capo popolo eh, un monarca assoluto. Non, non, non hanno proprio, cioè, non sono stati formati in quel senso lì. cioè sono abituati a imporre la loro autorità. Eh, è un'autorità che gli viene data da, dai poteri esterni. Proprio quando si dice no, dai poteri forti con l'H. In fondo a tutti e due le parole no, ma è esattamente così, no? eh, Diciamo un mandato non di carattere popolare che mette insieme è un mandato dall'alto verso il basso eh, e che risponde solo all'alto. E quindi quando poi si va a confrontare, diciamo, nella dialettica eh, politica col basso, proprio non ha proprio gli strumenti, ecco, non, non, non è in grado, ecco, non è in grado di. Quindi diciamo, una, eh, diciamo la, la, la cosa che gioca a favore di Draghi è che appunto le elezioni. Europee, il nuovo Consiglio europeo, eccetera. Diciamo, sono organismi costruiti apposta per essere il contrario della democrazia quindi, diciamo, eh, e quindi diciamo, deve convincere eh, le elite. E, e, le oligarchie non deve convincere il popolo, nel senso perché eh, non c'è la possibilità di esprimere una maggioranza eh, per come è costruita diciamo, eh, la legge elettorale europea, per come sono costruite le eh, istituzioni europee, per cui diciamo, eh, il presidente della commissione è espressione di un voto popolare, è espressione di una. Uh, di un compromesso tra pezzi di classe dirigente e di oligarchie. E lui, diciamo, questo potrebbe anche avere le carte per farlo, soprattutto perché ha un mandato pieno dagli Stati Uniti. Dentro questo ragionamento qua, però bisogna essere, stare molto attenti, perché appunto um, diciamo, questa è la parte diciamo, che vede gli Stati Uniti come regista uh, di tutto ciò che succede no? nell'ambito dei suoi vassalli senza ostacoli. No? Eh, cioè, loro decidono, fanno, brigano e alla fine vincono, che è un pezzo, nel senso, sicuramente l'approccio imperiale è quello, no? eh, la dinamica dell'impero è quella. E il problema è che siamo dentro un impero in declino e quindi, diciamo, come abbiamo detto mille volte, eh, che mostra tutte le sue contraddizioni, e quindi c'è una dialettica interna invece abbastanza. Interessante, che non può essere snobbata, che non possiamo fare finta che non ci riguardi, eh, che è proprio diciamo nella, tra delle componenti, appunto, tra quelli che sono per fare, per accelerare il declino di nuovo, anche qui, no? Uh, cioè se diamo diciamo il governo e il potere politico ai liberali eh, che sono su YouTube, no? agli analfo liberali che sono su YouTube, giro due anni l'impero non esiste più? No? Perché sono proprio sono come quelli eh, di Bengvir e Smotrich eh, in Israele: cioè, già hanno proprio eh, quelli pensano: arrivi il Messia, questi anche pensano il Messia è il Messia eh, eh, il capitale, sostanzialmente, no? la, la, il potere politico spostato completamente verso il capitale, no? la concentrazione del capitale. E, e però, invece, diciamo, ci sono altri pezzi di classe dirigente che cercano un pochino di fare i conti un pochino di più con la realtà. Poi, che ne abbiano gli strumenti, i modi, bla bla bla, è un altro discorso. Però questa dialettica c'è. E Draghi, diciamo, non è l'ultimo degli scemi. Da questo punto di vista, qua non è l'ultimo degli scemi, come ha abbondantemente dimostrato, no? Quando poi ha cambiato il corso della banca centrale europea con il famoso whatever it takes, no? Poi in ossequio, cioè ossequio all'interno delle istituzioni europee che sono state costruite. No? Per eh, eh, e impedire una gestione sovrana anche a livello continentale, eh, non sto andando dentro ai rapporti tra mercantilisti, tra Germania, Italia, eccetera. Dico eh, ci appiattiamo tutti sugli interessi della Germania, ma proprio la BCE, quindi braccio armato diciamo delle politiche mercantilistiche della Germania. Eh, eh, il problema è che però è stata costruita proprio perché non sia sovrana nemmeno per la Germania, cioè. Eh, è importante e influenzabile per stabilire rapporti interni, no? tramite lo spread, tramite eh, il fatto che appunto avere una politica monetaria che non è coordinata con quelle fiscali significa sostanzialmente dare tutto il potere a chi ha, a, a, ai pezzi di capitale più forti. Ma eh, su scala internazionale significa molto semplicemente che anche la Germania stessa, in qualche modo, è una vittima no? uh, uh, dell'impalcatura uh, imperiale perché, e, 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 e diciamo, questo è stato. Uh, ossificato no? Eh, nel fatto che appunto non è dotata di una banca centrale che faccia da prestatore di ultima istanza come invece è la Fed che quindi possa monetizzare il debito questo è nell'istituzione come è costruita istituzionalmente poi all'interno di questo insomma i rapporti di forza poi al di là della costruzione istituzionale cambiano un po però sostanzialmente questo no è il piano e quindi l'euro come dependence etero diretta dalla Fed e dal dollaro no eh, che oggi vuol dire etereodiretta dal dollaro, vuol dire essere eterodiretti dalla Fed ma ancora di più dai monopoli privati che hanno una concentrazione di ricchezza che è superiore anche a quella della Fed e quindi sono il vero centro della poli del politico del potere politico nel, nell'impero perché il potere politico sta laddove si ha la, la, il potere la capacità di decidere dove vanno i soldi per farci cose e questo oggi è principalmente in mano ai grandi fondi eh, statunitensi quindi al monopolio ehm, eh, finanziario privato no? e, e quindi Draghi diciamo ha, ha già dimostrato diciamo di essere una la parte meno rincoglionita ecco di non essere come lindner di non essere come liberi oltre insomma di essere un passetto avanti eh, e quindi ha salvato in qualche modo il salvabile eh, no per un periodo di tempo all'interno Dell'Unione Europea con il whatever it takes, no? e, e quindi ha salvato diciamo, la tenuta eh, della de, de liquidità, diciamo, della circolazione della liquidità eh, dei capitali all'interno dell'Europa, in una fase in cui, appunto, gli Stati Uniti eh, attraevano, eh, cioè nella, in una lunga fase di attrazione dei capitali e negli Stati Uniti, che, ri, che ricordiamo diciamo, è continuata totalmente eh, senza grossi ostacoli, ricordiamo che appunto nel 2000, ora non mi ricordo l'età, però sostanzialmente prima della, eh, della crisi finanziaria, eh, Stati Uniti e Europa avevano un PIL comparabile e un patrimonio comparabile, oggi diciamo... Eh, gli Stati Uniti hanno il doppio del nostro patrimonio e il doppio del nostro pro, pro, pro capite, no? in questi 15 anni è il fenomeno macro più grande che è successo, no? cioè, che era quello che era successo esattamente anche col Giappone eh, precedentemente. Insomma, nel senso, gli Stati Uniti, nella fase del declino imperiale, hanno eh, cominciato a rubare la ricchezza e i capitali ai loro alleati, che non sono più alleati, ma sono ovviamente schiavi, vassalli di un sistema coloniale dove c'è un centro e una periferia. No? Eh, Draghi però con il whatever it takes cosa ha fatto? Ha permesso alla banca centrale in questa fase di spostamento dei capitali da noi verso gli Stati Uniti comunque di continuare ad avere una certa liquidità, no? eh, attraverso l'emissione, attraverso l'acquisto eh, di tutti i, i titoli che andavano invenduti no? dei singoli stati, quindi diciamo la banca centrale che fa temporaneamente eh, il prestatore di ultima istanza no? e quindi monetizza il debito e il problema è che poi non lo, po non lo monetizza il debito nel senso che quel debito lì rimane come debito pubblico nel senso non è che rimane no in missione di nuova moneta no? Eh, e quindi quando finisce il whatever it takes come sta finendo ora quando finisce il quantitative easing e si arriva a a si inverte no? la politica monetaria e si arriva al quantitative tightening quello che succede è che i paesi si trovano con ancora più debito no eh, con tassi di interesse alto, quindi diciamo con eh, il servizio sul debito che pesa sulle, eh, sui bilanci dello Stato eh, in maniera ancora più grave di quando tutta questa faccenda era iniziata, in una fase in cui si reintroducono anche i vincoli dell'austerità, del nuovo patto di stabilità che è rivisto, e qui è un po' meglio diciamo che in passato, ma come abbiamo detto mille volte, è rivisto non tanto perché c'è diciamo, una presa di coscienza che il patto di stabilità vecchio eh, non, non, non poteva più funzionare, ehm, cioè nel senso che que que quell'approccio austero diciamo, era contrario agli interessi nazionali dei singoli paesi europei, ma semplicemente perché il vecchio patto di austerità molto semplicemente non è, rispettabile, no? non si può dire deve rientrare eh, di, de, de, delle quote superiori al 60% eh, del debito pubblico in 5 anni vuol dire semplicemente no? mandare in bancarotta il paese e quindi finire, completa, finire eh, il progetto eh, dell'euro che è appunto quello che sostengano Alcuni, no? tipo Lindner, insomma i falchi, e che appunto fanno parte della scuola eh, fare per accelerare il declino. Nel senso se si facesse come dicono i falchi, giro 5 anni l'euro non esisterebbe più. Matematico! Cioè nel senso non potrebbe più esistere. No? Quindi diciamo eh, oggi si fa un po', si è fatta una riforma eh, del patto di stabilità, semplicemente per permettere. Diciamo che di continuare a fare quello in chiave realistica, in qualche modo, no? Quindi anche lì un altro aspetto di come ci sono i realisti e gli scemi, in qualche modo. È la cosa che dicevamo un po' anche ieri, no? Sta differenza tra gli stronzi e gli scemi, no? Cioè, nel senso, Draghi è comanda quelli che, cioè sono cattivi, eh, proprio cattivi moralmente, eh, quindi sono per l'imperialismo, sono per la lotta di classe dall'alto per il basso, ma non sono proprio scemi, ecco contro, e dall'altra parte ci sono proprio gli scemi, e quindi uno deve un po' calcolare in quel momento lì cosa mi converrebbe di più, gli scemi o quelli eh, un po' più furbi che quindi diciamo, riescono a trovare o almeno hanno qualche chance di trovare meccanismi per perpetrare ulteriormente eh, non far collassare il sistema e perpetrarlo e quindi eh, appunto la scelta oggi la, la, la partita oggi intorno a, a Mario Draghi è questa, questa dialettica all'interno no? delle classi dirigenti europee eh, qui c'è delle firme che parlano che veramente fanno abbastanza eh, ridere eh, l'Europa non sta perdendo la sfida economica con le altre potenze globali Cina e Stati Uniti l'ha già persa a causa della propria frammentazione. Se vuole recuperare terreno per salvare il proprio modello sociale e politico, deve pensarsi come un'unica entità sovranazionale. Questo Andrea Bonanni. Eh, occorre una ridefinizione della nostra Unione che non sia meno ambiziosa di quella che fecero i padri fondatori 70 anni fa. E, que e, e è questo: molto in sintesi: il manifesto per l'Europa che Mario Draghi ha illustrato ieri in un convegno a Bruxelles, a poche settimane dal voto, che chiamerà 450 milioni di cittadini ad eleggere il nuovo Parlamento UE. Invece, chi può suggerire il nome di Mario? Dice Claudio Tito, che è un altro che, insomma, tutte le volte ho letto le robe eh, di economia veramente iperuranio. Per me iperuran, cioè per me è proprio una roba, io non, non, non riesco proprio a capire i fili logici di questa gente qui. Un perfetto programma di legislatura per la nuova commissione nel corridoio largo e con le vetrate altissime. Che nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, conduce verso l'ingresso dell'Aura. Ieri pomeriggio non si parlava d'altro, di Mario Draghi, del suo discorso, considerato da tutti la piattaforma per l'esecutivo europeo 2024-2029. In realtà, ieri l'assemblea non era convocata, molti parlamentari però erano presenti per partecipare alla cerimonia per il premio cinematografico Lux. Ma più che dai vincitori, il film tedesco. La sala professori si parlava dell'ex premier italiano. I suoi interventi nelle istituzioni europee vengono ormai considerati una discesa in campo. Allora andiamo un po' più a leggere nelle pagine interne, vediamo un po' dov'è che conviene andare a leggere qualcosa su questo. Scusatemi un attimo. Eh, Corriere è qui, stampa è qui, ma diciamo proviamo Repubblica. Eh, questo è Filippo Santelli, ma mi viene da mettermi le mani e le appelli si fa? Eh, Allora, no, c'è cioè, un livello del nostro giornalismo economico, ormai è una roba. Infatti, no, no, volevo capire, no, guardiamo un attimo il sole, guardiamo un attimo il sole, allora, però non c'è. Il problema è che sul sole non c'è, c'è qua, no c'è qua, vediamo un attimo. Madonna mia, chi è. 176? Vediamo un attimo, proviamo un po' a vedere romano Perché veramente il gruppo Jedi e ormai la parte economica sono veramente. Imbarazzanti, cioè proprio imbarazzanti. Eh un po' difficile insomma anche se è sempre interessante perché appunto diciamo appunto questa è una battaglia anche politica al no? di delle considerazioni tecniche tra virgolette economiche comunque bella romano a qualche settimana dalla presentazione del suo rapporto sul futuro della competitività europea nel quale proporrà un cambiamento radicale L'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi si è detto favorevole a perseguire specifiche cooperazioni rafforzate nei settori nei quali l'integrazione latita. L'economista ha citato l'unione dei, dei mercati e dei capitali, strumento ormai ritenuto prioritario per raccogliere denaro fresco e rilanciare la stagnante crescita. Europea. Questo diciamo è un punto, che non c'è né bene né male nel senso, cioè, anzi bene, io cioè, sono per un'integrazione del capitale dei mercati europei a determinate condizioni, nel senso qui è un po' la partita, no come dire appunto la, la, gli Stati Uniti attraggono il capitale dall'Europa, così noi dobbiamo in qualche modo eh, avere una dimensione continentale affinché diciamo, possiamo avere gli strumenti per finanziare ehm, diciamo, la nostra industria, la nostra manifattura, la nostra economia reale. Eh, calcolando che appunto i capitali privati poi eh, stanno fuggendo, diciamo, verso i grandi monopoli, le grandi concentrazioni eh, statunitensi. Ovviamente, diciamo, per noi questo è un approccio secondario: nel senso, prima ci deve essere una politica industriale, una politica fiscale, una politica industriale, una politica monetaria sovrana che permettano allo Stato di indirizzare, di a, a, a avere alcuni. Eh, insomma, obiettivi chiari, e poi su quello alla cinese, no? poi su quello si mobilita anche il capitale privato, cosa che vediamo è sempre difficilissima perché diciamo un sistema che si basa sul capitale privato già mobilitato, concentrato che quindi detta la politica eh, economica diciamo, è molt, eh, rispetto a una politica invece di uno Stato come in Cina no? che dà la politica eh, economica e poi intorno a quella cerca di mobilitare anche i capitali privati diciamo c'è uno svantaggio abbastanza eh, vistoso tra i due no? nel senso che ovviamente il capitale andrà sempre laddove c'è diciamo, una garanzia di dove poter perseguire esclusivamente i suoi obiettivi no? è quello che, quando, che diciamo de-risking e quando diciamo che tutto quello che viene fatto anche a livello di transizione ecologica viene fatta esclusivamente no? in chiave di limitare al massimo i rischi, ehm, di garantire al massimo con ogni mezzo necessario la remunerazione dei capitali privati. Ovviamente diciamo un sistema che è fatto così, i capitali vanno in quel sistema lì perché sono garantiti al 100%. In Cina ci vanno un po' meno, è più complicato perché la Cina si pone degli obiettivi di politica industriale, ad esempio l'indipendenza tecnologica no? in qualche modo. E quindi l'indipendenza tecnologica può... In alcuni modi è, è uno sforzo continuo ed è giusto che ci debba essere uno sforzo continuo, eh, in qualche modo allinearsi con l'esigenza anche di crescita economica immediata, no? eh, però anche no, cioè, nel senso, è una subordinazione. L'obiettivo è la politica industriale, l'obiettivo è l'indipendenza tecnologica, cerchiamo di farlo in modo che generi anche più crescita economica eh, consumi tutto quello che vi pare possibile no? Eh, però diciamo eh, laddove non è possibile prevale eh, l'obiettivo politico di raggiungere quella cosa lì quindi i capitali diciamo sono dentro a un meccanismo che non è che li eh, bastona per il gusto ecco non è la guerra ai ricchi eh, non è tax the rich ecco non è quella roba lì è semplicemente diciamo hanno un potere politico subordinato al potere politico dello Stato che decide gli obiettivi mentre da noi appunto è il contrario quindi diciamo è, però all'interno di questo è, è impensabile oggi diciamo dal punto di vista pensare che il mainstream faccia una campagna in Europa no per un'Europa sovrana in qualche modo all'interno di questo diciamo una certa armonizzazione dei capitali per cui c'è un pezzo di capitali che vengano. Uh, in qualche modo um, sottratti no? da questa calamita che è appunto eh, questa impostazione. Con una potenza di fuoco gigantesca da parte degli Stati Uniti, è, è, insomma, è normale, è, è, è sensato. Ecco. So, non, non, non è una cosa che si fa per accelerare il declino. Ecco. È una cosa che si fa per tamponare il declino. In un discorso ieri, durante una conferenza tutta dedicata all'Europa sociale che si è svolta alla HULPE. Un sobborgo residenziale della capitale belga, l'ex banchiere centrale ha tratteggiato a grandi linee l'atteso rapporto che dovrebbe essere pubblicato dopo le elezioni europee di giugno. La premessa è molto semplice: il mondo è cambiato, le vecchie regole sono ignorate se non violate. Si sono moltiplicati i casi di concorrenza sleale tra paesi, a cominciare dalla Cina o dall'India. Invece dagli Stati Uniti, che hanno l'IRA, cioè quindi, chiaro, quelli. L'impostazione, il rapporto non ce l'abbiamo, eh, l'impostazione è chiara: no? noi siamo sotto attacco, guerra, commerciale, da parte, eh, guerra di commerciale, guerra di attrazione di capitali da parte degli Stati Uniti, plateale, no? nel senso il più grande progetto. Il più grande piano di finanziamento degli investimenti e quindi di attrazione degli investimenti che vediamo no? quotidianamente di sempre. Eh, però, appunto, la, la, il nostro posizionamento geopolitico è quello al fianco, diciamo, come subordinata degli Stati Uniti. E quindi, diciamo, ci concentriamo nella lotta eh, contro invece eh, Cina e India. Eh, il nostro processo decisionale, i nostri metodi di finanziamento sono stati concepiti per il mondo di ieri, ossia pre-Covid, pre-Ucraina. Prescoppio della crisi in Medio Oriente, prima del ritorno della rivalità tra le grandi potenze, spiega Mario Draghi. Abbiamo bisogno di un'Unione Europea che si adatta al mondo di oggi e di domani. Di conseguenza, nella relazione che il Presidente della Commissione Europea mi ha chiesto di preparare, proporrò un cambiamento radicale, perché è ciò che serve. Nel suo discorso, l'ex Presidente della BCE individua quindi tre filoni sui quali l'Europa deve impegnarsi urgentemente uno l'uso il più efficace possibile dell'economia di scala a livello continentale superando la frammentazione del mercato in alcuni campi come quello dell'energia o delle telecomunicazioni questo diciamo è uno degli obiettivi no, principali nel senso il discorso è sempre il rapporto centro periferia. Tra l'altro, su questo pubblicheremo a breve una roba invece sull'Italia: il rapporto nord-sud, eh, abbiamo fatto un'intervista lunga con il nostro amico eh, collaboratore di Otto Sofie Angelo Calemme, che ha scritto questo libro che è una figata. Eh, però in questo rapporto centro periferia, diciamo in qualche modo qual è l'idea, sempre: no? l'idea è che eh, in una competizione internazionale C'hai un centro più sviluppato, che in questo caso nostro non è il Nord Europa, in particolare la Germania, te concentri ulteriormente, diciamo, i capitali, diciamo, ehm, è una cosa che hanno fatto appunto da un certo punto di vista anche i cinesi, no? I cinesi hanno «arricchiamo le coste prima», «arricchiamo chi è già un pochino ricco per prima» per poi redistribuire. Ora la differenza con la Cina, appunto, che poi la Cina, avendo lo Stato e eh, il monopolio del potere, poi è, è stata in grado davvero di ridistribuire, no? anche se anche lì non senza contraddizione, perché poi sei sempre nell'ambito di competizione internazionale, eccetera. Eh, è un pochino, diciamo, l'idea dell'Europa, in qualche modo, no? Astratta, è un po' quella, no? C'è eh, bisogno di un, un processo, anche violento, no? Sul peteriano di concentrazione. Eh, di capitali verso diciamo, le punte più avanzate perché diciamo, possano eh, essere dis disruptive no? eh, dal punto di vista dell'innovazione eh, dei processi, tecnologica eccetera e quindi rappresentare diciamo, dei campioni europei e poi questo diciamo, permette all'Europa di essere un competitor a livello internazionale no? un peso massimo dell'economia internazionale e questo permette all'Europa diciamo, di generare dividendi intesi in senso superlato e poi anche di distribuire questi dividendi in modo da sviluppare diciamo le parti che sono rimaste più indietro più arretrate ovviamente diciamo nel processo del capitale quello che purtroppo succede è che questa prima fase di concentrazione eccetera disruptive e quindi che ha delle conseguenze sociali gravi che andrebbero attutite con i sistemi di welfare ma i sistemi di welfare sono sempre più deboli proprio perché eh, insomma, eh, eh, contemporaneamente c'è la necessità di attirare i capitali del risparmio verso eh, la uh, appunto la finanziarizzazione no. Uh, verso i mercati azionari eccetera e quindi c'è bisogno anche in qualche modo di spingere la gente non solo a comprarsi la casa insomma e a spendere ma anche eh, di risparmiare e mettere quei risparmi diciamo per garantirsi una pensione un sistema sanitario cioè un'assistenza sanitaria decente eccetera quindi eh, è molto contraddittorio no, questo sistema qua però diciamo, eh, il punto è un po' quello concentrare quello che rilancia eh, Draghi è eh, dobbiamo siccome anche ora anche la Germania diciamo eh, non si è più investito diciamo non abbiamo un centro che possa essere competitivo c'è bisogno di rimettere di ripensare a questo sistema qua quindi c'è bisogno di creare un mercato unico dei capitali che dia alla, alle punte più avanzate quindi sulla Germania, no? l'Olanda insomma il Nord eh, di diventare di creare i loro campioni incapaci di eh, competere a livello internazionale? No? Sui mercati un po' più imp importanti. Noi siamo assenti dall'intelligenza artificiale, siamo assenti dall'industria dei microchip, a parte ASML che è, diciamo una grandissima azienda eh, di cui andare anche orgogliosi. Insomma, no? assolutamente un'eccellenza un eh, indiscutibile. Siamo indietro sull'automotive, perché abbiamo permesso per vent'anni che l'automotive distribuisse dividendi invece di investire, e quindi oggi che c'è la rivoluzione dell'elettrico, che è inevitabile, mettetevelo un tacap, eh, siamo indietro no? uh, di brutto, e, mh, e quindi eh, c'è bisogno di questa operazione qua in qualche modo. No? E poi l'altra cosa che dice uh, l'urgenza di fornire e finanziare beni pubblici europei. E, e quindi oh, boh, questo appunto è qui, qui, qui è un po' il discorso... Uh, e questo è, noi siamo d'accordo nel senso cioè non lo, bisogna vedere come cazzo è declinato perché di solito quando si dice investiamo in infrastrutture eh, lo facciamo attraverso le privatizzazioni no? quindi eh, offriamo dei risking al capitale privato alla remunerazione del capitale privato per prendersi le infrastrutture perché loro investiranno laddove noi non siamo in grado di investire cosa che poi viene perennemente smentita siccome Draghi è stato uno dei fautori diciamo noi abbiamo dedicato diciamo i primi video che hanno fatto tanto girato tantissimo di Ottolina a parte i primissimi sull'Ucraina sono stati in particolare quelli sulla privati, sulle privatizzazioni eh, di Draghi eh, la rapina delle privatizzazioni quindi diciamo il meccanismo mi sembra all'interno di questa cosa qui. quindi quando dice bene, i beni pubblici europei io penso sia dentro a questo paradigma qua se fosse diverso sarebbe interessante ma io penso sia, quindi attenzione attenzione perché noi siamo i primi eh, cioè, si cade diciamo in dei tranelli nel senso che la, eh, noi siamo per ovviamente gli investimenti in infrastrutture e siamo anche per attirare capitali privati negli investimenti in infrastrutture ma nella, eh, nella versione che vi dicevo prima anche quindi con lo Stato e gli obiettivi pubblici eh, che vengono prima, il che vuol dire che poi il capitale privato non li attrae o li attrae in piccolissima parte in qualche modo perché diciamo vanno laddove invece la priorità è esclusivamente la loro remunerazione no? eh, e quindi eh, insomma questa cosa qua in realtà appunto è questo il grande mercato delle infrastrutture che diventa diciamo la nuova cuccagna eh, dei fondi privati in qualche modo nella no? grande partita abbiamo visto ultimamente BlackRock comprarsi GIP insomma no? entrare a gamba tesa sul grande mercato delle infrastrutture strategiche e poi dice l'importanza di garantire risorse indispensabili non solo materie prime ma anche eh, manodopera e vabbè questo insomma non ho, ovviamente chi ha un punto diciamo che bisogna fare strategia continentale e programmazione per avere accesso a tutte le materie prime che servono anche per la transizione ecologica, ma in generale, insomma, per il funzionamento dell'economia. Ecco, detto da uno che diceva, volete il condizionatore o oh, oh, la pace, forse, ecco, non mi sento rassicuratissimo. Io vorrei avere accesso alle materie prime, tra cui al gas a basso costo dalla Russia, Draghi non mi sembra, essere ecco, quello che in qualche modo ci può aiutare, per l'accesso, diciamo, a tutte le materie prime eh, legate alla transizione ecologica, appunto, c'è la partita africana, in cui... Eh, sicuramente possiamo, dobbiamo anzi, giocare un ruolo, e, e io spero nel, per gli africani che anche l'Europa voglia giocare un, un ruolo, perché così si scatena una competizione tra potenze che hanno interesse e che quindi devono pagare un giusto, un giusto prezzo per l'accesso alle risorse dell'Africa, eccetera. E poi appunto questa cosa qua della manodopera. Sì, che vuol dire politiche migratorie sostanzialmente perché le politiche demografiche insomma c'è bisogno diciamo di un intervento a livello di welfare eccetera che mi sembrano eh, in contrapposizione no? rispetto a, diciamo, ai dogmi eh, che fino ad oggi Mario Draghi ha sempre dimostrato di voler rispettare questi tre filoni spiega l'ex banchiere ci devono indurre a riflettere su come organizzarci su cosa vogliamo fare insieme e su cosa mantenere a livello nazionale per garantire la coerenza tra i diversi strumenti politici dovremmo sviluppare un nuovo strumento strategico per il coordinamento delle politiche economiche. Se ciò non fosse possibile, in casi specifici dovremmo essere pronti a considerare la possibilità di procedere con un sottoinsieme di stati membri, riferendosi al meccanismo detto del ventottesimo regime, che non prevede l'armonizzazione normativa tra i paesi. Bensì, la nascita di un regime giuridico parallelo usato in passato per la stesura dello Statuto di Società europea. Mario Draghi ha citato il caso dell'unione dei mercati di capitale, un argomento tedioso sul tavolo da anni perché bloccato da interessi nazionali contrastanti. Di recente, il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire aveva esortato ad agire su questo fronte, anche perseguendo collaborazioni nazionali. Si calcola che vi sia un monte di risparmio in Europa di 33 mila miliardi di euro, e che ogni anno 300 miliardi siano investiti all'estero. La frammentazione del mercato unico in campo finanziario è diventata, nei fatti un ostacolo alla crescita. Francia e Italia premano per fare passi avanti rapidi. Più freddi alcuni paesi che temono di subire marginalizzazione del loro centro finanziario, il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Olanda. Berlino si sta spostando lentamente verso Parigi e Roma. Della questione si occuperanno anche i capi di Stato e di Governo che si riuniranno oggi e domani a Bruxelles. Ancora incerte erano ieri le conclusioni dei 27 sul tema politicamente delicato. Rispetto ai ministri delle finanze, i leader sono meno conservatori, notava però ieri un diplomatico. Più in generale, la competitività sarà il piatto forte del summit sulla scia della presentazione del rapporto sul futuro del mercato unico preparato dall'ex premier Enrico Letta. Vabbè, non dicono sostanzialmente un cazzo, mi sembra un po' una montagna che ha partorito un topolino. E su questo io vi lascio, perché magari su questo appunto ora. Cerco di capire se c'è qualcosina di più e anche in qualche modo che non abbiamo affrontato il piano. Cosa prevede? Eh, perché questa cosa qua ovviamente diciamo si può sempre parlare solo di missili. Anche se, ovviamente, in queste ore i missili. Insomma, questa è abbastanza appunto una montagna, una montagna che partorisce un topolino. Va bene, vi, vi saluto tutti. Ci vediamo. Ci vediamo stasera alle 18.30, ma mi raccomando, in live con Michele Santoro per uh, questa nostra nuova tappa di questo appuntamento verso le elezioni europee. Andate a firmare per le liste che sono state costrette a raccogliere, tutte quelle cazzo di liste. È un atto di democrazia e di pluralismo. Io non sono troppo per la democrazia, per il pluralismo, ma quando si comanda noi, ecco, quando comanda. Le oligarchie, la democrazia e il pluralismo sono fondamentali. Ciao cari, se mi riesce.